botte a tutti, ciurma, benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su Rime. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua ritornati. La volta scorsa eravamo riusciti ad arrivare fino a qui dopo aver dovuto risolvere alcuni enigmi un pochino rognosetti. Per cui non ci resta che vedere che cosa ci aspetterà effettivamente qui, ragazzi. Allora, se io libero questo primo spirito... Ah, Toby, ci si rivede, eh? Ci si rivede, tu tranquillo, perché cioè è come se praticamente non ci fossi qui con me. Cioè te ne vai in giro per i cavolacci tuoi, mi lasci da sola. Io pensavo che tu fossi il mio spirito guida, una roba del genere. Allora, abbiamo liberato pure il secondo spirito, diciamo così. Per cui non ci resta che provare a liberare anche questo terzo e vedere cosa succederà adesso. Sapete qual è il punto? Che mi sa che bisogna farlo rapidamente. La cosa la vedo complicata. Ci deve essere qualche altra cosa da fare, raga, perché qua così mi sa che non andiamo da nessuna parte. Allora, qua ci troviamo di fronte a questa che sembrerebbe essere una sfinge. Il fatto è che qua ci servono appunto le due chiavi, una delle quali è appunto qua al centro. Che cosa mi starà sfuggendo mai? E chi lo sa, giocherina, ti sfuggono sempre tantissime cose. Allora, fatemi salire un attimo di qua e vediamo cosa c'è qui, perlomeno, no? Allora, guardate sto disegno, ci sono tipo tre torri e c'è un omino accanto alla luce della terza torre, che sembrerebbe essere quella più alta. E andiamo allora di qua. Oh! Oh, oh! Minchia, il mio grido è così potente da far risollevare i fuochi. È incredibile questa cosa! Ok, oh! No! No, e mo come faccio? Non l'ho fatto quello della sfinge! Non mi ride ste cose, uffa! Non avevo la minima idea del fatto che si spaccasse quel ponte della minchia. Sì, Red, tu continua ad abbaiare. Anzi, Toby, scusami, mi sto a confondere. Tu continua ad abbaiare, tanto sembrerebbe essere l'unica cosa che puoi fare. Ok, salto di là e... Cioè, raga, io non so, mo quella questione della sfinge, delle due chiavi... Cosa succederà mai? Non lo so. Caso fosse fondamentale per proseguire, stiamo abbastanza nella cacchina. Allora, ecco, qua di nuovo ci troviamo di fronte allo stesso problema. Perché questi bisogna farli tutti contemporaneamente. Però, cioè, vediamo benissimo che qua c'è il disegno di uno di quei blocchi. Non so se vi ricordate. Aspetta, se tipo da qua... Ci arrivo di qua, no? Oh! Certo che ci arrivo. Allora, vediamo se qua abbiamo qualcos'altro per risolvere il nostro problema. Buttati, Red, tanto ormai qua siamo nella cacchina comunque. Oh, Gesù, Giuseppe Maria. Ma cos'è questa cosa potentissima? Allora, aspetta. Prendi sto coso e spostalo, vediamo cosa succede. Di sicuro sta sfera c'ha talmente tanta potenza da poter attivare tutti gli idoli nelle sue vicinanze, per cui sì, questa cosa sicuramente risolverà il nostro attuale problema con gli idoli. Per cui ecco fatto, cara sfera, direi che puoi rimanere esattamente qua. Io salterò già sopra la piattaforma e farò così. Hop! Tac! E così sì che si procede, così ci piace. E adesso non lo so, mi arrampicherò fino in cima al monzo. Oh mio Dio, questa sfera sì che è gigante, raga, mi fa paura. Oh, è una potenza impressionante. Allora, qua ci servono tre idoli intorno. Allora, questa sicuramente risolverà un altro dei nostri problemi, sono quasi convinta. Aspettate un attimo, dove la porto però? Vediamo un attimo se posso trovare il suo posto qua. Però non ci arriva là. Ci arriva là? Oh! Oh, Gesù! È Toby! Non lo so! Che vuoi fare? Ok. Oh! Ah, ecco! Allora quello di prima non lo attivavo, mica ero convinta di sì. Oh, Gesù! Ok, quella sfera risolverà un altro dei nostri problemi, raga.
su questo non ci sono dubbi, è assolutamente gigantesca, è una delle sfere più grosse che abbia visto in tutta la mia vita. Per cui scusa, caro gabbiano, ti calpesto le uova e vado di sopra, ovviamente. Me lancio, gabbiano, che dici? Mi guidi tu, altro che Toby qua, che ci ha abbandonati a noi stessi. Allora, ecco qua, non ci resta che aggrapparci a questa fantastica sporgenza per poi salire. E salirò su di questa colonna. E salirò fino a quando sarò alla sfera gigantesca. Ok, eccoci qua, raga. A parte gli scherzi, siamo quasi in cima. Io sono molto curiosa di vedere l'enorme potere di questa incredibile sfera. Forza Red, non mollare la presa per nulla al mondo, va bene? Manco Pekka, no, per niente di questo mondo devi mollare la presa, perché sennò ti sfracelli. E non voglio vedere lo spettacolo. Allora, eccoci qua. Ecco, mi ha salvato la partita, vuol dire che è un momento cruciale. Fermi tutti. Fermi tutti, vai! Wow, ma che cosa meravigliosa questa, raga. Minchia, il potere di queste sfere, altro che le sfere del drago. Altro che le sfere del drago. Per fortuna, ragazzi, non avevo sbagliato. È vero che il ponte si era rotto, ma come abbiamo potuto adesso vedere, ovviamente le sfere qua, queste magiche, ci hanno ricostruito la strada. Sì, Toby, sì, sto arrivando. Non c'è bisogno che abbai con così tanta cattiveria. Ma appunto, oddio, dove vai di nuovo? E adesso posso tornare indietro per prendere la chiave sotto quell'albero rosso. Mi ha salvato la partita e noi siamo tutti contenti. Ah, oh yeah, oh yeah. Arrivo, chiave! Tanta agognata chiave, quanto mi ha fatto sudare, quanto mi ha fatto gridare. Eccoci qua. Oh, è mia! È mia! Ecco fatto. Cucù, mi ha salvato la partita di nuovo. Ma a noi non interessa, metteremo la chiave al suo posto. Ecco fatto. Tac. Ma che carino il meccanismo che si zera da solo. Va bene, questo ci ha aperto qualche altra strada. Sembrerebbe di no. Adesso devo trovare la via per la prossima chiave, suppongo che sia questa, perché è l'unica altra via aperta che vedo a nostra disposition. Va bene, se anche questo ponte deve crollare. Minchia, così brutto sono. Oddio, si è ucciso da solo sui rovi, non ci posso credere. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Ah, me li sta spaccando tutti. Caro cinghiale, ti voglio bene anche se sei scappato via appena mi hai visto. Ma guarda, farò una cosa meravigliosa. Ti darò... Toh! Madonna, gli ho buttato in faccia, raga. Questa bellissima mela gigante. Ah, ok, immagino di sapere perché, raga. Il cinghiale ci servirà per spaccare gli altri rovi, credo di aver capito. Seguimi, forza, vieni insieme a me. Vai lì. Vai, spaccali tutti, senza timore. Mizzica, devo andare a prendere almeno altre due, raga. Almeno altre due. Vai lì. Vai, spacca anche quelli, bravissimo. Ok, intanto io mi faccio i cavoli miei, grazie signor cinghiale o signora cinghialessa, non lo so. So che cinghialessa non esiste, ma l'ho detto lo stesso. Allora, cosa abbiamo qui? Wow, questa sfera di luce magica. La metterò qua. Oh! Minchia, questo gioco è magico, ragazzi, è una cosa bellissima. Immagino che se la tolgo
Tutto si spegne, ovviamente. Allora mi sa che la devo lanciare di là. Oh! Che cattiveria, Red, che cattiveria. Ho fatto appena in tempo. Ah! Pizzica, sì, però tu arrampicati. Andiamo, Red. Prendi la sfera, Red. Ecco qua. Tac. Io te la metto qua. E questo ci aprirà un'altra strada. Allora, la strada per il suicidio sembrerebbe. Ah no, ok, qua c'è una scala. Ah, va bene, seguirò la scala. Ok, mi arrampicherò qua. Ancora, eh? Toby, vorrei solo sapere cosa stai facendo. Posso chiederlo questo? Oh, dai, sì, mi guidi e non mi guidi, perché già non è che la tua presenza qui adesso mi avrebbe fatto tanta differenza. Già sapevo dove andare, però va bene, dai, fa niente. Eccoci qua di ritorno. No, di ritorno un cavolo, siamo appena arrivati. Allora, attenzione perché qua ci servono due sfere, raga. Ok, una va messa qua. Oh! E la... Ah, tre sfere, mizzica, è vero. Allora, questo si è chiuso. Quell'affare si è chiuso. Allora, aspetta, la lascerò un attimo qua. Ecco, senza romperlo, Red, però, per favore. Prenderò quest'altra sfera anche. E la metterò qua. Tac. Mizzica, 4 me ne servono? Ma che davvero? Aspettate una... Ah, mizzica, se ne prendo una ne funziona solo una. Che fregatura, scusa, ne avevo un'altra adesso qua. Ah, aspetta, qua c'era un'altra, non l'avevo vista. Non l'avevo vista. La prendo subito, ecco fatto. Adesso sì che ne abbiamo due a disposizione, ragazzi, eh. Ok. No, però, ma come la lanci? Minchia, la devo riprendere adesso. Allora, aspettate un attimo. Ci deve essere una soluzione. Se questa la lascio qua e questa sfera la sposto e la metto qua, ok, di regola questa posso portarla di sopra. Anche se, ecco, adesso ok, così posso lasciare la sfera qua, che non cadrà e non andrà più da nessuna parte. Oh, finalmente ci sono arrivata. Questa allora la rimetto qua, va bene, al suo posto, esatto. Oh, finalmente, così. Giocherina, vedi che ce la puoi fare se metti in moto le tue celluline grigie. Ecco qua, prendi la sferetta e la mettiamo al suo posto qua. Tac, ecco qua. Adesso sì che questa posso metterla qui al centro. Ecco fatto. Tac, enigma risolto. E che ci voleva? Sì, ok, abbiamo capito che... si è aperto il passaggio qua, incredibile. Ah, ok, attenzione, perché qua adesso abbiamo... Ah, la seconda chiave è tipo pietrificata, raga. Per cui dovremo allineare questa cosa qua con quella cosa là, ovviamente. Iii, ce l'ho fatta! Yuppidoo! Prendi pure la seconda, Red. Ecco fatto. Problema risolto. E adesso dove mizzica vado? Che qua si è chiuso tutto. Non lo so. Mi devo buttare, veramente volete mi suicidi? Ok, mi butto da qua. Aspetta un secondo, che da qua mi butto un paio di de cavoli. Che faccio? Mi butto. Oh! Madonna. Red, scusa, so che è stato un volo improponibile, ma era necessario. Ok, attenzione ai rovi. Torniamo alla Sfinge Bella. Mr. Journey! Era da un po' che non la vedevo, mi stavo già preoccupando. Che cosa ci fa là sopra che mi aspetta? Io non ho ancora capito la funzione della sua figura inquietante ed enigmatica. Perché non vuole parlare con me? Chiedo solo una semplice udienza, maledizione. Va bene, metterò la seconda chiave. Questo quello che vuole, la metterò qui allora. Guardate la Toby come socializza con Mr. Journey. A me mi lasciano qua da sola come un imbecille. Ecco fatto. Ecco, già sono spariti entrambi. Vabbè raga, questo è il bene che me volete, eh. Questo è il bene che me volete, grazie, oh Gesù. Sti affreschi non mi dicono niente di buono, raga. Perché il re sembra triste. E quel ragazzino siamo noi. Ovviamente. Sulla spiaggia. Dove siamo arrivati all'inizio del gioco. Vabbè.
Allora, direi che anche oggi ci siamo dati abbastanza da fare. Questo gioco per adesso continua ad essere un totale mistero. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un budoscia a tutti ragazzi. Ciao. Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.